Carissimi tutti, volontarie, volontari e bambini, e il contenimento sta finalmente terminando e l'empatia e la comunicazione, che sono le necessità più importanti per la nostra attività, non si sono sicuramente fermate. Abbiamo proseguito analizzando i bisogni, usando nuove metodiche, soprattutto grazie alla tecnologia, abbiamo potuto condividere con i nostri bambini l'amore, l'empatia e i racconti. E grazie al vostro impegno profuso sulle pagine Facebook Nati per Leggere, Abruzzo, ma anche tutte le altre regioni, naturalmente, i bambini hanno potuto seguire le vostre videoletture con la più bella editoria. Cito qualche libro: Tarareri Tararera, Chi vuole un abbraccio, Prosciutto e uova verdi, Federico, insomma, hanno goduto dei bei momenti con i loro genitori e avete messo dentro tutto quello che è possibile condividere con i genitori e con i bambini. Siete stati bravissimi. E non so quanti bambini avete coccolato e ancora, e non conosciamo il termine arrenderci. Avete aperto la pagina di un libro meraviglioso e avete messo un segnalibro nel libro della narrativa condivisa. Ci vuole un segnalibro, dice Guido Quarzo. Un segnalibro è come una bacchetta magica, è l'unico mezzo che possiamo usare per cercare di mettere in ordine le pagine del tempo. Con questa frase vi saluto, vi abbraccio tutti, sperando di ricominciare tutti le nostre attività al più presto, in maniera stretta, con gli abbracci, senza mascherine. Un bacio a tutti. Buongiorno! Spunta il sole all'orizzonte. L'ippopotamo alla fonte lava pancia, zampe e fronte. Ecco il picchio indaffarato. Pic, 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 pic. Lui ben presto si è svegliato. Quanto sonno ancora il pesce. Lui dal letto. No, non esce. Canta il cuculo un sonetto. Tutti in piedi, giù dal letto. Pensa che gioia, colto da noia, Carlo il cammello ha preso l'ombrello, si è messo a cantare ed è andato al mare. Lì c'era Nino, l'amico leone, con l'ombrellone verde arancione. Ombrello, cammello, leone, ombrellone, che confusione! Filastrocca dei giochi matti. Gioca la mamma tirando i piatti. Gioca il babbo in groppa al cavallo. Gioca il bambino con la cresta del gallo. Gioca il nonno a fare pirata. Gioca la nonna a girare la frittata. Nella cantina il topolino. Rincorre un gatto, poverino. Intanto un maiale nella sua stalla. Abbraccia la mucca che canta e che balla. Arriva lo zio sopra il trattore. Ci sale cantando anche il dottore. Saltan la corda felici e contenti. Cadono a terra e si Si rompono rompono i i denti. denti! Faccio il pane. Faccio un monte di farina sopra un tavolo in cucina. Sulla cima metto proprio al centro un po' d'acqua verso dentro. Con le dita, con insetti, spargo un lievito a fiocchette e per dargli anche un po' di gusto, tanto sale quanto basta, tutto è pronto, ora si impasta. Metto il pane a lievitare, non mi resta che aspettare. Cresce, gonfia piano piano il pane, cresce in fretta la mia fame.
Metto il pane dentro il forno, resto a attendere che è intorno. Cresce e cuocere piano il pane, cresce in fretta la mia fame. Finalmente il pane è cotto e controllo sopra sotto. È colore e favoloso il profumo, è delizioso. Sul tagliere lo scodello me lo affetto col coltello, ma ora viva la fame da leone o divoro in un boccone. Batti mano, mano mia, schiocca dita e vola via, batti tempo, batteria, ya ya yo, dice voce, dice ria, fischia bocca, vola via. Canta bene melodia, ya ya yo. La sinistra batte destra, tutto il corpo fa l'orchestra, batte destra la sinistra, tutto il corpo musicista. Il maestro dice sì, sono io e sono qui. Il concerto fa così, suono io e sono qui. Filastrocca di andata e ritorno. Comincio un libro, un nuovo viaggio. Volto la pagina e trovo un paesaggio. Mare di qua, terra di là. Volto la pagina e c'è una città. Ci cado dentro. Mi guardo attorno. Volto la pagina, andata e ritorno. A un certo punto trovo un confine. Volto la pagina e c'è scritto fine. Non sono stanco del chilometraggio. Rivolto il libro e riparte il mio viaggio. Un petto si lava da solo. Oggi pomeriggio Lupetto e Lupettina sono andati al parco con il papà. A cipicchia, esclama la mamma, come vi siete conciati? Lo scivolo era pieno di fango, spiega Lupetto. Lupettina batte le mani. Ango, ango! Lo vedo, ride la mamma. Ci vuole un bel bagno, nei piccoli ranocchi. La mamma riempie la vasca. Oggi mi lavo da solo, annuncia Lupetto. Buona idea, dice la mamma. Qual è la prima cosa da fare? Controllare la temperatura dell'acqua per non scottarmi, risponde Lupetto. Esatto, approva la mamma. Prima di entrare nella vasca, Lupetto si spoglia. Un bottone qui, una cerniera lampo lì, non è facile. Ci sono riuscito, risulta, fiero di sé. Bravo, si congratula la mamma. E adesso dentro. Di un po', chiede la mamma, ti ricordi la nostra canzoncina? Subito Lupetto afferra il sapone e si mette a cantare. Prendo il sapone, sfrego, lucido, che bello essere tutto profumato. Mentre si lava, Lupetto fa il pagliaccio. Mi sfrego il muso, mi sfrego le orecchie, io sono il più bello. Bravo, bravo! Grida Lupettina, divertita. Bravo, bravo! Sì, Lupetto non dimentica nessuna parte del corpo. Mi lavo le braccia, mi lavo il pancino, mi lavo il culetto e tutto il resto. Lupettina ride e imita il suo fratellone. Ecco fatto, Lupetto ha finito, è ricoperto di schiuma. Guardate, sono un pupazzo di neve, scherza. Magnifico, si rallegra la mamma. E ora che cosa facciamo? Risciacquiamo tutto! Alla fine Lupetto esce dalla vasca. Sono tutto pulito, esclama. E come sei profumato, aggiunge la mamma mentre lo asciuga delicatamente. Viene voglia di darti tanti baci. Ninna nanna dei fringuelli, vola il sonno
sui capelli. Ninna nanna del bisonte. Corre il sonno sulla fronte. Ninna nanna dei ranocchi. Salta il sonno in mezzo agli occhi. Ninna nanna della triglia. Nuota il sonno tra le ciglia. Nati per leggere nasce dal cuore. Nati per leggere è un programma d'amore. È un mondo da esplorare, una pagina da assaporare, desiderio di parlare e tanta voglia di ascoltare. È un libro donato, un bambino incantato. Nati per leggere e leggere insieme. Nati per leggere e crescere bene.